Fatto per come si sono espressi i ragazzi, però mi ripeto anche con voi, come ho detto in settimana qua dai giornali locali, noi siamo una squadra che comunque lottiamo per un discorso di centro classifica, non è che ci montiamo la testa. Per quanto riguarda la gara, merito anche alla Cerrana che ha fatto un'ottima gara. È vero, io ho un attaccante che è Mario Pagliu, che è un lusso avere un giocatore così. Però sinceramente bisogna saperlo gestire, perché è un giocatore un attimino un po' così, però è un gran bravo ragazzo. Ecco, invece tra gli under, giocatori più giovani, ecco, chi possiamo segnalare che può essere, ecco, un giocatore pronto sia per giocare da titolare che anche per cimentarsi, ecco, in categorie superiori? Allora, per quanto riguarda gli under, io ho portato dalla Mariano Keller, grazie alla Mariano Keller, Aricò, Minauda e Giardino, che per me già sono dei veterani in questa, li sto sponsorizzando poi alla fine, dei veterani in questa categoria. Non a caso Massimo stagiornata, parlo di Minauda, ha fatto anche un golletto importante per far sì che si spianasse un attimino la strada per questa partita importante. Gli obiettivi nostri sono quelli di puntare almeno tra i playoff come società, quindi il mister tenta sempre di abbassare i toni, è logico pure, quindi non altro. Però diciamo, il progetto di questa società qual è? Diciamo, è un progetto a lunga scadenza anche di guadagno di una categoria superiore? Sì, sì, l'obiettivo è quello di un progetto a lunga scadenza, a meno di arrivare in eccellenza, cioè è il nostro obiettivo. Diciamo che è una società di calcio che per la prima volta stanno già un progetto dove la scuola calcio è completamente gratis per tutti i bambini, dai più piccoli 2003 fino ai 95-96. Ci stiamo investendo sopra, anche perché ci sono altre società a Montecone che fanno un progetto diverso dal nostro, dove hanno una struttura pubblica a disposizione, che purtroppo è questa che vedete, che oggi, diciamo, avete visto alle mie spalle, e diamo la facoltà ai ragazzi di Montecone di giocare gratis. È importante, perché il calcio comunque è uno sport che non si viene a gara a nessuno.
tanti ragazzi non se lo possono permettere, ci sono tante situazioni di crisi, quindi fondamentalmente io, anche io un bambino che gioca a pallone, non posso pensare che altri bambini della stessa età non possono giocare a calcio, perché si parla di 700-800 euro insomma di scuola calcio. Noi stiamo investendo anche sui mister, li paghiamo noi, ci stiamo dotando tra di noi, io, Luigi, dico Zeo e anche altri miei amici e miei colleghi, veramente è uno stilicidio, però alla fine sono contento perché ho visto giocare ragazzi sul campo che alcuni non hanno manco la facoltà a volte di avere un kit, quindi è piacevole. Ritornando alla gara, io non è che volo più basso di Luigi, dico che la squadra ha giocato bene, è una bella squadra, ha tanti innesti giovani, oggi abbiamo giocato con 3,92, con 90, con 89, con tanti under, quindi è un bel mix con i più esperti, dico Pagliuca, dico Follara, dico Trotta, Palumbo mi suggerisce giustamente che oggi mancava, era assente, lo stesso Trotta era assente, c'è cioè Vincenzo Ioime, parliamoci chiaro, è una squadra che potrebbe puntare a giocarsi dai playoff. Sì, sicuramente, io cerco di dare sempre il meglio di me stesso, poi figuriamoci quando gioco in casa, ci tengo molto alla maglia, ai colori, a questa gente, il mio popolo, quindi gli stimoli sono maggiori. Voglio fare un ringraziamento particolare al mister Onorato, che comunque lui mi ha rimesso in gareggiata, perché io venivo da un momento molto difficile e stavo anche fuori condizione nel luglio scorso, quindi lui è stato bravo a rimettermi in sesto e a far sì che ritornassi a fare il giocatore.